Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi ragazzi vi porto un metodo per comprare tutto ciò che c'è all'interno del casino, ragazzi, tutto il vestiario senza le chips. Perché come ben sapete sono due palle, ragazzi, recuperare le chips dal casino per poi prendersi gli outfit. In questa maniera io vi faccio comprare tutto il vestiario senza spendere neanche una chips. Quindi il requisito per fare questo glitch, ragazzi, dovremo possedere l'attico di lusso, un amico che ci dona mano nella stessa lobby, ragazzi, e nient'altro. A questo punto entriamo dentro l'attico di lusso, ci mettiamo davanti al telefono, ovviamente ragazzi come requisito i soldi per comprare gli outfit. Ci mettiamo davanti al telefono, regà, e diciamo al nostro amico di mandarci un invito nel lavoro da titano. Quando siete in questa schermata e dite di quittare l'attività, raga, spammate freccia destra e poi spammate freccia destra e A contemporaneamente. A questo punto tenete premuto il menu interazione, raga, e poi tenete la freccetta su del pad per switchare il menu. A questo punto, una volta che si sono buggati i due menu e si è chiuso il telefono da solo, ragazzi, andiamo qua dalla porta che si aprirà, clicchiamo due volte su casino. Una volta cliccato due volte su casino con la porta aperta, facciamo esci dall'attico di lusso. Adesso ragazzi, una volta fuori, per chi gioca da Next Gen dovrà andare su impostazioni e andare a mettere grafica. Se aveva già grafica, switchate in prestazioni, fate un salvataggio e mettete grafica. Invece chi da old entra direttamente su casino. Quindi una volta che abbiamo cliccato tutti quanti su casino, non ci ha fatto schermate nere, raga, ci fa questa schermata glitchata e poi ci fa stare dentro il casino. Andiamo dalla reception, andiamo su velivoli e andiamo a uscire con il Frogger. Praticamente stiamo facendo lo stesso glitch per scambiare, ragazzi, stiamo andando in OTR. A questo punto, una volta che usciremo con il Frogger, se avete fatto tutto correttamente, ragazzi, saremo in OTR. A questo punto, una volta che siamo in OTR, dobbiamo dirigerci verso un negozio di vestiti, per esempio questo vicino a casino dove sto andando io. Intanto ragazzi, se volete supportare il canale alla grandissima, mettete like ai video se funzionano, se vi piacciono, se sono stati d'aiuto, ragazzi, aiutatemi a far crescere il canale per far sì che i video vanno tra i consigliati. Quindi a questo punto, una volta che siamo arrivati da Suburban, ragazzi, andiamo subito qua a destra dove ci sono le maglie. E a questo punto indovinate un po' cosa possiamo fare? Sbadabam, ragazzi, perché avremo tutti gli outfit che sono all'interno del casino, ma dentro Suburban. E quindi non li pagheremo con le chips, ma li pagheremo con i soldi. E questa è una cosa ottima. Ovviamente ci sono anche i pantaloni. E se raga andate dal negozio di maschere, prenderete tutte le maschere che stanno a casino. Se invece qua dal negozio di vestiti andate sugli accessori, prenderete tutti gli accessori del casino. Idem con patate, ragazzi, con le maglie, i pantaloni e tutto ciò che c'è all'interno del casino. Raga, questo glitch è una bomba, proprio perché ci permette di comprarci tutta quella roba che non possiamo comprarci perché fare le chips è fastidioso. Quindi a questo punto, che dire, lasciate un like se vi è piaciuto il video e alla prossima. Sbadabam.